Un accordo per la raccolta, la differenziazione ed il riciclaggio degli imballaggi in alluminio e in acciaio nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto è stato siglato a Siena da Sei Toscana, dal Revet, che si occuperà della raccolta e della differenziazione dei rifiuti, dal CIAL, il Consorzio Imballaggi Alluminio, e dalla RICREA, il consorzio che ricicla gli imballaggi in acciaio. Si tratta di migliorare sempre di più la raccolta differenziata, in questo caso di due materiali importanti, l'alluminio e l'acciaio, che insieme a tanti altri, come la carta, la plastica e il vetro, se ben raccolti in maniera differenziata e avviati al riciclo, sono sempre più importanti non solo dal punto di vista di una buona e corretta gestione dei rifiuti, ma sempre di più anche dal punto di vista industriale, dal punto di vista dell'economia. La Revet si occuperà dunque di raccolta e differenziazione dei rifiuti. Ai cittadini bisogna dirgli che cosa esattamente devono fare, e nella fattispecie della conferenza stampa di oggi gli diciamo: mettete i metalli nel multimateriale, ovvero insieme alla plastica. Fondamentale sarà il lavoro di due consorzi che si occuperanno rispettivamente del riciclaggio di alluminio e di acciaio. Di fatto gli imballaggi torneranno ad essere dei veri e propri lingotti metallici. Il materiale raccolto, e qui ricordiamo che materiale, lattine, vaschette, foglio, bombolette, scatolette anche per il food, tubetti e anche tappi, devono essere raccolti e portati utilmente in raccolta differenziata. Questi materiali poi vengono selezionati e vengono portati a riciclo, dove in fonderia. Per quanto ci riguarda, oggi fondamentalmente assistiamo a Revet in questo passaggio abbastanza importante relativo al, da un lato, all'estensione della loro attività su queste province nuove. Dall'altro, per il cambio anche di modalità di gestione della raccolta, in cui gli imballaggi in acciaio erano raccolti precedentemente insieme al vetro, mentre adesso verranno raccolti insieme alla plastica.